Ciao, sono Federico Vicentini, Stormbreaker, classe 2023. Questo è uno dei primissimi del 1998, però quello a cui sono più legato e che è quello che veramente mi ha fatto innamorare di Spider-Man è stato questo. Diciamo che fin dall'inizio io ho imparato a disegnare da autodidatta, cioè nel senso che fin da bambino sono sempre stato predisposto verso il disegno, me ne sono accorto alle elementari. Sì, io ho frequentato due scuole, cioè la scuola superiore che era il liceo artistico, che sono i soliti 5 anni di liceo. Poi sono passato subito alla scuola del fumetto di Padova, che ha un corso di fumetto di 3 anni. Beh, i miei professori erano disegnatori, quindi comunque già averli come insegnanti vuol dire molto, avere qualcuno che già lavora nel settore. Absolute Carnage Miles Morales. È stato il primo lavoro che mi hanno fatto realizzare in Marvel e quindi direi che mi ritengo anche molto fortunato perché Spider-Man in generale, che sia Miles o Peter, io lo adoro disegnare, quindi sono stato molto contento. Spider-Man mi piace, penso per lo stesso motivo per cui piace a tutte le persone, perché è un personaggio, e qua attenzione, sto parlando sia di Peter Parker che di Miles Morales. Sono dei personaggi che sono umani, sono come noi. Cioè, noi, se avessimo i poteri, cioè, Peter Parker è veramente uno di noi ed è la cosa che mi è sempre piaciuta. L'unico consiglio che conta e che mi sento di dare è quello di continuare a lavorare sempre, sempre, sempre. Non fermarsi mai, non fermarsi mai alle negazioni quando ti perché non sempre i colloqui vanno bene, per cui bisogna sempre continuare e di rimanere sempre professionali. Essere Stormbreaker è penso il sogno di ogni disegnatore che lavora alla Marvel. Fantastico e una grossa responsabilità che sto cercando di meritarmi.